Siamo a Civitavecchia, siamo al Teatro Buonarroti, si è appena conclusa una straordinaria commedia di Plauto, I Menecmi, con la partecipazione incredibile di questa compagine, compagnia Anta e Go, compagnia amatoriale, ma l'abbiamo già conosciuta qualche settimana fa all'Anfitrione a Roma. Questa sera si è confermata, siamo in compagnia di Yolanda Zanfrisco e Vincenzo Di Sarno, i due protagonisti stellari di questa serata. Un'emozione unica, perché all'Anfitrione c'è stata una partecipazione emozionale, ma questa sera il pubblico vi è stato veramente vicino, avete giocato in casa da Edoardo a Plauto. Ecco, prima Yolanda Zanfrisco, che nello spettacolo interpretava il ruolo di Erozia, una cortigiana intrigante, dai, vai, è il tuo momento, Yolanda. Sì, è stata una bellissima esperienza perché ci siamo divertiti, è stato un gioco meraviglioso, il gioco del doppio, Plauto, però insomma diciamo che è stato un nostro gioco, un nostro divertimento, forse molti non avrebbero scommesso su questo spettacolo, però invece siamo molto soddisfatti, è andato bene, è uno spettacolo molto difficile, perché al di là insomma della storia, no? che si narra, però è un testo molto, molto profondo, non è facile trattare certi temi. Ma anche perché Yolanda, Plauto dal latino, dall'ambientazione greco-romana, dai, chiamiamola così, all'ambientazione napoletana, indubbiamente gli avete dato quel valore aggiunto. Il passo non è breve, però secondo me è proprio l'ambiente giusto, perché a Napoli questo accade, no? Ancora adesso nei vicoli, le storie, le litigate, e vasciaiola, la gente in mezzo alla strada, quindi secondo me questa è proprio una caratteristica di Napoli, e il testo di Plauto ci ha permesso di arricchirlo ancora di più, secondo noi, insomma era una scommessa, io penso che l'abbiamo vinta. Assolutamente, veramente il teatro stracolmo, non so se conterà 400 posti, ma c'è gente. Abbiamo fatto tutto, abbiamo dovuto mandare via purtroppo delle persone con un dispiacere enorme. Yolanda, complimenti di nuovo, ma complimenti anche al protagonista maschile, il duplice Menecmo. Dai. Ho avuto un sacco di complimenti da trasmettere a mio fratello. Un sacco di persone hanno detto, però tuo fratello era pure simpatico, quindi tanti complimenti. Ho purtroppo perso la voce. Ma meno male che l'ha persa adesso, questa volta a fine spettacolo. Eh sì, perché lo spettacolo effettivamente può sembrare una cosa molto leggera, molto tranquilla, ma è molto complesso, è molto complicato. La doppia parte, poi si capisce bene, non solo una doppia parte, ma passare così rapidamente da un personaggio all'altro non è che sia proprio estremamente semplice, però devo dire che la compagnia ha risposto alla grande, sia nei miei confronti che nei confronti poi di tutta la rappresentazione. Quindi hai avuto timore? Mi ritengo soddisfatto. Sei stato grandissimo. Hai avuto timore in qualche occasione di intrecciarti? O no, insomma, la parte era talmente. Intrecciarmi no, perché ormai ero dentro. Probabilmente qualche battutina, qualche cosa sarà sfuggita, però ragazzi, non ce ne siamo accorti, ragazzi, era dura. Assolutamente, guarda, straordinari. Ecco, a questo punto, che cosa accomuna, ecco, due minuti perché dovete anche ancora cenare, che cosa accomuna il teatro di Edoardo, scusate, a quello di Plauto, in questa occasione, ma non solo. Abbiamo bisogno di classici e voi siete la dimostrazione vivente, perché siete appunto gli interpreti straordinari di questi due enormi commediografi. Yolanda. Sì, noi in realtà quello che noi cerchiamo di rappresentare ogni volta è la gente del popolo, verace, e quindi in questo caso questo noi siamo riusciti a fare, ecco perché io poi ho cercato Plauto, proprio perché me, come Edoardo mi rappresenta, l'ultimo spettacolo abbiamo visto Filomena, quindi il problema della famiglia, anche qui volendo sono sempre problematiche all'interno della famiglia, quindi è tutta una situazione così molto, molto simile. Perché rappresentiamo il bene e i mali di tutti i secoli, l'epoca romana, l'epoca greca, l'epoca attuale.
Secondo me possiamo considerare Plauto un po' il capostipite di questo tipo di commedie, la commedia dell'equivoco, la commedia del sesso, della miseria. Degli equivoci l'ha inaugurata lui. Appunto, è lui il capostipite e naturalmente su questi problemi che, come diceva Yolanda, sono problemi ancora attuali, Edoardo ci ha scritto delle cose meravigliose e il copione può seguire così. Grazie Vincenzo Di Sarno, grazie Yolanda Zanfrisco. Ecco, alla prossima puntata quale sarà? Siete già avviati? Monti, i copioni saranno consegnati questa sera. Ci far respirare. E andremo anche qui, è un'altra sfida grandissima. Molière, il malato immaginario, ovviamente in napoletano. Straordinario. No, in francese sarebbe un po' complicato. Sì. È la R che non è precisa. Ah, beh, dai, farete in qualche modo il verso al Molière in romanesco di Pietro Romano. Noi lo faremo in napoletano. Napoletano. Altrettanto straordinari sarete sicuramente. Vi aspettiamo, dove ci puoi dire l'ambientazione? Penso che noi il lavoro dovrebbe essere pronto per quest'estate e quindi le piazze dove ci chiameranno estive. Poi d'inverno, e poi d'inverno nuovamente teatro, a teatro. Non mancheremo sicuramente, non mancherà il mio apporto, siete una compagnia molto valida, date l'anima negli spettacoli che interpretate. Ecco, complimenti a voi due, ma a tutti quanti, a tutti, perché esatto, tutti all'altezza del compito. La prossima volta intervisteremo anche gli altri, anche i coprotagonisti di questa splendida avventura. Grazie Yolanda e grazie Vincenzo. Grazie a te.